Eccoci, siamo in diretta. Buonasera ragazze, per chi è nuova, io sono Cristian Bocete, esperto in dimagrimento e tonificazione per donne e ragazzi tra i 20 e i 60 anni e fondatore della Cristian Bocete Coaching, azienda che quotidianamente porta a trasformare definitivamente il fisico di centinaia e centinaia di donne e ragazze. Vi ricordo subito che se volete anche voi candidarvi per il coaching, trasformare definitivamente il vostro fisico, andate sul mio profilo qua, cliccate sul sito solito e poi da lì sapete tutto quanto, lo ripeto spesso. Oh, oggi, stasera abbiamo la dottoressa, abbiamo la live, sì, cioè con la dottoressa Giorgia Monti, che è la nostra biologa nutrizionista ufficiale del team. Oh, vedo che siete già tutte quante cariche, siamo già belli pronti partire. Ci avete fatto un po' di domande, quindi adesso facciamo entrare anche Giorgia, così siamo carichi per partire. Vediamo, oh, eccoci, Eccoci! l'abbiamo fatta. Buonasera, come va? Buonasera! Tutto bene, tu come va? Bene, bene, Ti sei bene. già impappinato con le parole, sentivo. Sì, oggi è lunedì, è stato È impressionante. distruttivo, è distruttivo. Sì, si vede Allora. dalle occhiaie, però no, non fateci caso, tanto. Abbiamo bisogno di andare in vacanza anche noi, insomma. Ci starebbe, dai. Non sarebbe male. Allora, la luce, ci siamo. Ok, ti Sì. sento. A Ci posto, sì. sentite? Voi ci sentite? Se ci sentite, mandate l'emoticon dell'avvocato. Ho messo l'avvocato come titolo, quindi se ci Oggi sentite avvocato. bene, ci vedete bene, avvocato, sì. Vai, quindi una sfilza di Perfetto. avvocati. Allora, abbiamo raccolto le domande. Io penso di avere le domande da qualche parte qua, in ogni caso. Adesso magari parliamo poi un po' di vari Sì. consigli anche per le vacanze, eccetera, eccetera, che immagino che vi interessi tanto, è un argomento super bollente. Poi rispondiamo sicuramente a tutte le domande che abbiamo raccolto e ci fate una bella scarica di domande direttamente, poi qua e là così rispondiamo, approfondiamo un po' di argomenti, dai, tanto abbiamo un po' di cose da parlare e poi andremo tutti quanti a mangiare felicemente. Eccoli gli avocado, adesso li Ottimo. vedo. Dicevo, c'è qualcosa che non va, sono solo in ritardo. Se non ci Ok. mandate gli avvocati, non continuiamo, Non che significa che non ci continuo. sentite. Niente consigli. Quindi se arrivano un cesto di avvocati come emoji, significa che ci sentite, ci vedete bene, siamo belli e partiamo. Allora, le domande io le ho qua. Ok. Mi fa molto ridere che quando chiedo di inviarmi le domande poi le inviano per te. Cioè, tutto su allenamento e come mantenersi attivi. Esatto. Le teniamo per la prossima volta, vediamo. Poi siete tempo, forse. Se abbiamo tempo. Vabbè, tu dovresti Ok. essere in vacanza, quindi dai, dici tu come stai gestendo tutta la parte Allora, della dieta sì, in vacanza? finalmente sono in vacanza, finalmente. Dovresti andare anche tu, come tutti. No, la dieta in vacanza da gestire, nulla di particolare rispetto al resto, diciamo, dell'anno, perché non cambia niente, nel senso che se uno segue una dieta ben bilanciata, ben strutturata, non dovrebbe cambiare assolutamente nulla. Sicuramente cambiano magari un po' di abitudini, soprattutto adesso che stiamo uscendo di più. Grazie al cielo, quindi magari c'è l'aperitivo in più, la cena in più. Poi adesso è periodo di matrimoni, non so tu se hai notato che è pieno di matrimoni qua e là, e quindi magari. Una difficoltà in più, dai. Esatto, è un evento sociale in più, però insomma c'è l'evento, tutto il resto diciamo della settimana uno se la può gestire come ha sempre fatto. Io bene o male faccio così, nel senso che. Se c'è la festa di compleanno, piuttosto che adesso a breve c'è Ferragosto e l'occasione particolare, se uno già segue una dieta ben bilanciata anche in base agli obiettivi, può fare delle scelte che comunque ha già in mente, ha uno schema mentale a livello, proprio a livello della propria dieta, quindi non dovrebbe cambiare assolutamente nulla. Sicuramente non bisogna digiunare, fare robe detox o insomma quelle magie che tutti promettono, ma poi fanno più male che bene a dire il vero. Quindi
Io la gestisco così, poi ripeto, dipende anche dall'obiettivo che la persona ha, perché se l'obiettivo è continuare ad allenarmi, rimanere diciamo nel range normopeso e non dover perdere peso né prendere peso, perché esiste anche quella categoria di persone, ci si comporta nel senso molto, molto tranquilli, con tanto relax che aiuta a dimagrire, a non ingrassare assolutamente. E se invece l'obiettivo è già stato prefissato, ma mesi e mesi fa, non dottoressa, 10 giorni per farmi perdere 6 chili, perché così non funzionerà mai, si può sempre fare attenzione alle scelte alimentari. Ripeto, c'è lo schema alimentare che sicuramente è già stato impostato con la nutrizionista, la dietista, il dietologo di turno, e quindi insomma, la cosa fondamentale è non digiunare, non fare delle scelte che sembrano light o sembrano poco ingrassanti, quando invece poi magari sono semplicemente dei pasti non completi che portano ad avere anche molta più fame rispetto a un pasto completo, che però in estate un pasto completo sembra sempre troppo, no? Il secondo con le verdure, con un po' di pane piuttosto che delle patate, sembra sempre quintali di roba da mangiare, quindi meglio un gelato. Sappiamo che non è così, Sì. perché poi viene una fame che non ci vedi più, no? E quindi io direi che il consiglio principale è quello lì. Poi sicuramente dipende da persona a persona, perché gli obiettivi sono diversi, le scelte sono anche a livello alimentare, che sia vegano, vegetariano, intollerante al lattosio, celiaco, eccetera, ci sono delle piccole cose da aggiustare. E poi per le ragazze che io e te già seguiamo, abbiamo già inviato, diciamo, in anteprima delle chicche, in modo tale Sì. che giustamente hanno inviato la candidatura, sono state accettate, abbiamo iniziato il nostro percorso insieme, quindi hanno avuto dei consigli anche mirati rispetto alle loro scelte, come dicevo, le loro abitudini alimentari, perché alla fine noi andiamo a curare anche quello, no? Nel dettaglio. È una domanda per te, Assolutamente, scusami, tutto per poi ricordiamo. Sì, ricordiamo che poi è tutto personalizzato sul singolo soggetto, eh. Possiamo anche darvi dei esatto. consigli generali, ma poi non è che siete tutte uguali, No, non esatto. andrete a fare tutte le stesse cose, a mangiare tutte le stesse cose, altrimenti bastava che vi scaricavate il PDF da dieta da Google ed eravate tutte magre, belle, felici e serene. Ma non funziona Esattamente. così, quindi rispetto a No, quello che ha detto no, no, no. Giorgia. Io vi vedo voi che siete al mare, che vi svegliate alle 11, quindi saltate la colazione, poi siete in spiaggia, non siete sbatti di cucinare, ma dici ma si lo arrangi. yogurt. Sì, mi prendo un calippo in spiaggia, un cornetto, poi arrivi la sera che sei praticamente digiunato tutto il giorno, sei mangiato un gelato e vai al ristorante, ti prendi due pizze con le patatine Wurster, sei tiramisù, 8 birre. E capito, vai a casa sui gomiti innanzitutto, perché se mangi tutta questa roba e bevi questa roba sei piegata per 2 giorni poi. E non va bene, cioè il corpo con quella carestia di tutto il giorno, appena arriva quella bomba di calorie, per farla proprio volgare, ve la buttate tutta sulla pancia subito, insomma, per Eh sì, esatto, ma spiegarvela basic. è giusto il processo fisiologico che capita se uno sta a digiuno, o come dicevo, si pensa di scegliere lo yogurt con le mandorle a pranzo, perché così sto leggera, fa caldo, ho la cena in programma dove mangerò sicuramente di più, però si innesca appunto, come dicevi, un processo quasi di digiuno, perché non è un pasto completo, come dicevamo, e quindi poi arriva il cestino del pane con pizzette, pizzettine, grissine e quant'altro, e in un secondo è finito. E non è che sia un male, nel senso mangiarsi la pizza tagliata al ristorante, però insomma, se uno non arriva iperaffamato all'occasione, all'evento, alla cena di turno, come è giusto che ce la concediamo, riesce a gestirsi meglio in toto il pasto. Mi avete perso? Ah no, ok. Sì, assolutamente. Poi, no, ecco, cioè, ci sentiamo. Sì, poi consigliato spesso anch'io, magari
tenetevi la cena più, un pochino più come pasto importante, ci sta, che quel pasto dove tutti ci Sì, ritroviamo, ovviamente. magari vogliamo fare il pasto più importante. State più leggeri durante la giornata, ma leggeri non significa che non mangiate niente, cioè, nel senso, regolatevi anche Esatto. io, per una buona moderazione. Cioè, Sì, arrivare sì, sì. straffamati al pasto principale, poi mangiate il triplo di quello che avreste dovuto. Sì, Molto, molto sì, sì, sì. semplicemente. Esatto. Questo in generale è quello che io consiglio anche alle nostre ragazze che seguiamo e anche alle persone che seguo io in studio. Bene o male, c'è cioè già uno schema alimentare che va, cioè, alla fine non è che è da seguire rigido, ma è uno schema che uno impara, fa routine, diventa la sua routine, quindi basta non strafare con le grandi regole che i santoni dicono, no? Quindi nulla di particolarmente strano. Come sarà poi a Natale o al compleanno di turno? Insomma, ci sono tanti eventi, stile appunto l'estate, dove uno pensa di dover stravolgere completamente la propria routine alimentare quando, insomma, agosto è come luglio, come maggio, come aprile, insomma, è un mese come gli altri, diciamo così. Esattamente, esattamente. Avete solo la fortuna di essere in spiaggia o in montagna che sia, insomma. Allora. Esattamente. Allora, vedo che mi hanno dato gli avvocati adesso, quindi direi Esatto, stavo intanto oltre agli chiedendo. avvocati, mandate anche delle domande, scrivete intanto le domande che adesso iniziamo a rispondere un po' quelle che abbiamo ricevuto, però dai, se è la diretta, vedete il titolo, quindi fate domande inerenti a quelle della live, non altre cose, quello sono argomenti di altre live. Quindi dai, parto con alcune Sì, domande viene che ho il ricevuto. colpo di genio. Poi mi dici anche quelle che prendi tu, Io. tiro fuori qualcuna. Tipo, allora abbiamo digiuno intermittente, cosa ne pensate? Eccolo. Questa ci sta sempre. Beh, il digiuno intermittente è un protocollo che alcuni nutrizionisti prescrivono. Io valuto sempre molto, molto bene se seguirlo o meno con la persona, quindi valutiamo soprattutto le abitudini sia alimentari ma anche dell'intera giornata, dell'arco della giornata che ha, perché se una persona è abituata a lavorare di notte o ha determinati impegni in determinate ore e si sente meglio a non mangiare in determinate ore, a mangiare in altre, ben venga, però è da prendere un po' con le pinze. Sicuramente non è una cosa che bisogna instaurare da giugno a luglio perché ci sono le vacanze estive e soprattutto non bisogna instaurarla andando su Google e mettendo digiuno intermittente perché è un protocollo il più comune che conosciamo praticamente tutti è il 16-18, 16 ore a digiuno e 8 dove si mangia, però ce ne sono tanti altri con tante funzioni diverse e soprattutto bisogna valutare insieme appunto a un professionista se è il caso o meno di instaurare un protocollo del genere. Sicuramente cioè, non è più efficace di una dieta mediterranea con 3-5 pasti o insomma qualsiasi altro tipo di alimentazione uno abbia piacere di seguire, perché è uno dei tanti protocolli che a un certo punto una persona ha voluto, diciamo, brevettare. Sicuramente ci sono dei benefici dietro, però io di solito non dico facciamo il digiuno a meno che appunto le abitudini proprio giornaliere H24 della persona siano particolari e richiedano un approccio del genere, se no 5 pasti sì, a 3 pasti sì, a 4 se uno è abituato a farne 4, insomma. E poi il digiuno non vuol dire che se io faccio digiuno per 16 ore poi posso uccidermi di cibo le 8 In ore, quelle diciamo, di 8 ore. finestra dove posso mangiare. Per quello dico, rifacciamoci sempre un professionista perché anche lì vanno calcolati tutto il fabbisogno e i macronutrienti che nelle 8 ore si devono introdurre, insomma. Poi non so Sì, tu cosa ne direi pensi del meglio. digiuno, nel senso. Hanno fatto la domanda Ma ad non entrambi. sì, ma personalmente non ci attribuirei. Attribuirei particolari magie o benefici, No, e te lo dico io assolutamente no. che non,
non so se posso definirmi come uno che fa il digiuno intermittente, comunque non salto la colazione per motivi di preferenze personali da sempre praticamente, quindi che poi non so se sono 8 o 16 ore, se sono 14 ore e mezza e così, cioè un'ora in più, un'ora in meno, anche lì Cambia non assolutamente, no, siate. cambia niente. Esatto, nel senso, quello che, No, no, non come l'ho sempre bisogna visto io essere il digiuno fiscali. intermittente, sì, è un po' un modo di, cioè la persona si obbliga a mangiare in una finestra oraria ristretta, così che teoricamente dovrebbe mangiare meno, penso che quello poi è l'idea di fare queste cose, non sempre è una strategia valida. Appunto, come dicevi, se uno deve saltare la colazione o deve saltare la cena perché l'influencer che segue su Instagram dice che il digiuno intermittente fa dimagrire, ma poi arrivi a pranzo che avendo saltato la colazione invece che mangiarti tot cose, mangi tot cose per tre, non ha perso la sua efficacia di conseguenza. Sì, Quindi. esatto. Per quello dico, dipende, io valuto con la persona che ho davanti, valuto la routine. Vede appunto quelle 15 piuttosto che 16 ore, bene. Se no, se si possono fare appunto i tre pasti canonici piuttosto che si è tranquilli anche con i tre pasti, basta che sia sempre ben tutto bilanciato. E sta lì l'inghippo vero e proprio, insomma. Sì, diciamo che sulla carta è molto più semplice, poi metterlo in pratica, È un quello è pochettino più. quello complesso. Quindi, come sempre, non fossilizzatevi su digiuni, Ah, ok, diete, non lo sapevo. strategie dell'estate 2021, perché i principi fisiologici per cui si dimagrisce, si ingrassa e quello che vuoi rimangono quelli. Poi ci sono delle finezze come il pasto, l'orario, le cose di qua e di là, lo sappiamo, però partiamo intanto dalle basi senza farci mettere in testa cose strane. Sì. Dai, tira fuori qualche domanda Sì. anche tu, vediamo cosa dicono. Allora, a me hanno chiesto come gestire gli aperitivi, che insomma d'estate capitano un sacco, no? E non so se tu hai qualche, diciamo, se tu applichi qualche cosa particolare, però come dicevo prima, dipende molto, cioè il consiglio che io mi sento di dare è: dipende dall'obiettivo, dalla persona che sei, da che stile di vita che hai, però l'aperitivo, io dico sempre non facciamone uno al giorno o due al giorno, perché per 7, 20, 30 giorni, perché insomma non è consigliato proprio per il nostro organismo, non per l'aumento o la perdita di peso. E sono proprio gli organi che dopo un po' ne risentono, no? Poi dipende anche che tipo di aperitivo, insomma, uno fa. Se uno esce e si mangia due olive con un calice di vino, è un conto. Se uno esce e si fa l'apericena buffet con 3-4 cocktail, è un altro. E quindi il consiglio è sempre valutare anche la frequenza con cui si fanno queste cose. Adesso io non dico non facciamo mai più aperitivi, perché poi sono io la prima che magari esce con le amiche, ci mancherebbe, si fa l'aperitivo senza problemi in compagnia. Dico solo, prestiamo attenzione a, ma ripeto, anche in base all'obiettivo che uno ha, perché se uno è tranquillo, si allena, è diciamo normopeso, anche se ormai questa dicitura non si usa praticamente più. Un aperitivo in più non uccide nessuno. Se uno invece magari ha piacere di perdere qualche chiletto, dico sì, fatti l'aperitivo, magari appunto non tutti i giorni, insomma. Il consiglio che io do è quello. Anzi, è giusto anche con il bel tempo, la stagione e quant'altro, uscire una volta in più e godersi il momento in compagnia in totale relax. Anche perché, insomma, poi non so se tu hai altri No, escamotage. Per allora, me non esistono i consigli magici, diciamo così. fino ai 5 gin tonic al giorno va bene. Tutto ok. Magari. Esiste, ma sai che esisteva una dieta dei gin tonic? Esisteva. Come la dieta anni 90 che seguivano le modelle della Vogue, ma
dove dovevi bere praticamente vino bianco, no? Quindi esistevano anche quelle stupidaggini, passami il termine lì. Sì, questa penso sia stata creata da qualche barista che poi si è ritrovato la fila di Anche persone che bevono 20 gin tonic al giorno e basta. a Poi caso, a casaccio. svenivano. Ah, Esatto. beh, nel senso, a parte le cavolate, gestite con tutto con moderazione, gli aperitivi sono sicuramente il danno, tra virgolette, lo potete fare. Uno, o mangiando cose a casaccio dal buffet, che solitamente si trovano cose abbastanza... Aspetta, vediamo che ti stiamo perdendo. Ok, mi senti? Dicevo, il danno Sì. principalmente lo potete fare in due modi: o esagerando con cibi ultracalorici degli aperitivi, stile una valangata di pizzette, focaccine, cose Sì, così, o esagerando con l'alcol, salatini. che l'alcol poi cosa... Esatto. In primis l'alcol è molto calorico di suo. E di conseguenza tipo, vi porta poi a mangiare molto di più perché... Per vari motivi ti porta poi appunto a questa sorta di fame chimica che fa mangiare molto di più, non dà benefici, non dà nutrienti, eccetera, eccetera, eccetera. Un conto anche lì, se vi fate quei 3-4 aperitivi a settimana e bevete appunto un calice di vino, uno spritz, nel senso, buttate giù quante, 100 calorie, una quantità di alcol, tra virgolette, trascurabile. Anche lì adesso non ricordo con precisione, però nel senso per il corpo di una donna mi sembra che settimanalmente l'alcol che si poteva gestire in modo salutare erano, mi sembra, 3 o 4 drink a settimana, qualcosa del genere, Sì, non di più. assolutamente. Poi io consiglio sempre di fare una scelta. Ci mancherebbe, sono la prima che se vuole versi il mojito di turno, magari senza problemi se lo prende. Però sicuramente ci sono dei drink più pasticciati, diciamo così, che aggiungono ulteriori calorie oltre all'alcol, che è detto appunto caloria vuota perché si somma tutto quello. Che tutto il resto che ingerisci, che mangi, che bevi, scusatemi. E quindi io dico sempre di evitare di pasticciare troppo con gli alcolici, perché poi, come hai ben detto tu, si innesca questa anche fame continua per diversi appunto processi, che insomma è un po' un peccato, però non bisogna al tempo stesso fasciarsi la testa e rinunciare al gin tonic o allo spritz, se si è in compagnia e si ha piacere di berlo, insomma. Io ripeto, gli organi in sé non riescono a sopportare tutti i giorni tutto quantità elevate di alcol, però appunto un bicchiere di vino, nel senso, la dieta mediterranea di una volta lo prevedeva a cena, quindi non è che è da maledire, da eliminare per sempre dalla propria vita, assolutamente. Ci va sempre moderazione, un po' di impegno anche. Sì, ci Sarò sta, la dai. parola tonica prima del gin. Carina, scusa, mi stavo leggendo sul gin tonic. Lara ha imparato bene la dieta. Infatti, quindi se è gin tonic significa che è fit, quindi va Eh sì, bene. assolutamente, gin tonic sia. Ecco perché hanno creato questa dieta del gin tonic. Dove Penso c'è che quello è il quello? nome che ingannava. Allora, c'è una domanda sotto. Chiara Manteo dice: essendo in deficit calorico reale, 1350 calorie dopo 5 mesi, se si smette di perdere peso, come si fa la reverse diet per non abbassare troppo le calorie? Probabilmente un po' di confusione, Chiara, eh? Il deficit calorico in ipocalorica, bisogna vedere chi te l'ha impostato, come mai sono questi 5 mesi sempre in ipo. La reverse serve per mano a mano aumentare sì le calorie, però non bisogna abbassarle nella reverse diet. Mano a mano che vai avanti con le settimane. Ci sono dei range che vengono calcolati appunto da professionisti tipo me, che aiutano appunto mano a mano che si va avanti ad alzare le calorie che si mangiano. E devo dire che è un protocollo che funziona. Ho visto molti miglioramenti su molte persone che erano in deficit calorico non da 5 mesi, ma anche di più, magari da anni. E mangiando di più il metabolismo si è svegliato, gli allenamenti erano 3 volte più efficaci ed efficienti anche proprio a livello di forza, di potenza. Quindi
Insomma, bisogna, cioè, il mio consiglio è rivolgiti a un nutrizionista, a un dietista, perché anche lì la reverse non si può fare random, nel senso che non c'è da aggiungere 200 kcal a settimana, boom. Ci sono proprio delle cose da tarare, da studiarsi insieme anche alla persona che si ha davanti, ha i suoi obiettivi, il suo metabolismo, il suo fabbisogno. Sì, esattamente. Quindi ce l'avete qua sotto, e mandate la candidatura Esatto, dal sito e ve la struttura, ve la ovviamente. Quindi, beh, strutturiamo, direi che esatto. ha risposto in modo esaustivo, chiara, Bene. appunto, non fare le cose a casaccio, che già che dice un deficit per 5 mesi, mi pare un po' So, eccessivo, poi, sono tanti, non so. Chiara, esatto. Sì, no, poi magari c'era una necessità, ci mancherebbe, non si sa mai, però così tanto tempo in deficit può rallentare un po' ed è un peccato. Perché poi magari si fa la fame, si innescano altri meccanismi ed è un po', insomma, si perdono anche magari i risultati che uno ha raggiunto con un'ipocalorica di un mese. Sì, esattamente, esattamente. Vediamo, adesso qualche altra domanda, poi magari mi dai qualche altra tu. Allora, una che è arrivata adesso. Questa rispondi tu sicuramente. Allora, Aiuto. alimenti ricchi di ferro, barra, vitamina C, aiuta ad assimilarlo di più? Quindi, penso che Lara volesse dire se devo mai credo, Per poi correggimi assumere più se ferro, la vitamina devo C introdurre aiuta la a vitamina veicolarlo C. meglio. Sì. Ma allora, gli alimenti ricchi di ferro sono principalmente quelli a base animale, di origine animale. Poi esistono anche degli alimenti o degli alimenti che sono arricchiti in ferro, che insomma, se uno li assume non dovrebbe avere particolari problemi. Se hai scusami, non un'intolleranza, una carenza di ferro. Io ti consiglio comunque di rivolgerti, oltre che a un professionista stile nutrizionista o dietista, al medico, perché magari il medico ti può dire c'è effettivamente una carenza di ferro, oppure no, non siamo, o è grave, non è grave, lieve, quant'altro. Per quanto riguarda diciamo la vitamina C con il ferro, magari ci sono delle associazioni che possono assolutamente migliorare a livello di alimenti, intendo che possono migliorare l'assorbimento in ferro, quindi assolutamente sì. Io ti faccio un esempio, lo faccio soprattutto cioè, quando ho davanti una persona sceglie di seguire un'alimentazione vegetariana, dico, visto che gli alimenti di origine vegetale sono un pochettino più carenti nel ferro che a livello poi intestinale viene assorbito, aggiungici la scorza o il succo di agrumi, in particolare io dico il limone o il pompelmo, che aiutano appunto, essendo più ricchi di vitamina C, aiutano ad assorbire il ferro. Però sincerati di avere effettivamente una carenza, insomma, dipende anche a che livello è questa carenza. Quindi Esattamente. poi magari segui appunto una dieta vegetariana, quindi c'è assolutamente bisogno di introdurre un pochettino più di ferro. Sicuramente le donne hanno un fabbisogno più alto rispetto a un uomo di ferro, quindi anche quello è da tener conto, assolutamente. Sì, direi fate attenzione, soprattutto non prendete integratori di ferro, minerali così a No, casaccio, che può essere no, non a fatale casaccio. anche, Esatto, quindi. esatto. Sì, per quello suggerivo di rivolgersi comunque perché a un professionista, perché magari può indirizzare all'uso della semplice vitamina C o di un integratore, però bisogna capire bene di che cosa si tratta la carenza, piuttosto che il malassorbimento, magari c'è una disbiosi e c'è solo un malassorbimento, diciamo così. Ok, cioè sì, un po' di anemia, sì, Sì, cosa esatto. che hanno molte Esatto. persone, persino io, quindi Sì, abbastanza comune. nulla di grave poi da allarmarsi assolutamente. Ok, va Dai, bene.
Vediamo, hai qualche domanda pronta. Intanto voi scrivete qua nei commenti, qua sotto, vedete, andate lì in basso, mettete domande. Non è che poi ci mandate DM, messaggi. Questo è il momento giusto, Ma fate le domande, poi esatto. adios, se no. Allora, a me, vabbè, un'altra domanda che mi hanno posto è quando le fasce orarie dove è meglio allenarsi e fare gli spuntini pre-post-workout. Io mi sento di dire che uno si può allenare quando vuole, nel senso, magari con questo caldo micidiale non alleniamoci alle 2 di pomeriggio perché fa molto caldo. Però se uno si sente o ha tempo di allenarsi solo dall'una alle 2, dalle 2 alle 3, ci mancherebbe, non è che c'è qualcuno lì che ti spara addosso perché ti stai allenando. Per quanto riguarda invece gli spuntini pre-post-workout, anche lì dipende dalle fasce orarie, perché se uno si allena prima di colazione, poi si fa colazione, quindi diciamo che lo spuntino post-workout è ricoperto dal fabbisogno della colazione. Se invece è in tramezzo nella giornata, che sia al mattino o al pomeriggio, gli spuntini dipende uno dai gusti personali e due dal tipo di allenamento che si fa e anche dall'obiettivo che uno ha. Quindi, insomma, di solito io dico prima di allenarsi, mangiare 1 o 2 ore prima circa, perché così non ti rimane tutto sullo stomaco e riesci ad allenarti e soprattutto a veicolare bene le energie, ma anche la circolazione, il sangue verso i muscoli e avere energia, potenza sufficiente per allenarti. Il post-workout, se al pomeriggio va benissimo la cena, se insomma, è primo pomeriggio, ci sarà sicuramente uno spuntino, ma anche lì bisogna vedere come bilanciarlo, che abitudini uno ha, che gusti, perché anche lì è a gusto personale. Magari uno ti dice, ah, mangia il panino, e a te il panino non piace. Insomma, faccio l'esempio del panino, nel senso che poi può essere la barretta o qualsiasi altra cosa. Poi non so se tu hai consigli sull'orario piuttosto che come gestirsi. Io non credo ci Ma siano allora, delle diciamo fasce orarie che che fanno meglio rispetto ad altre, insomma. no, assolutamente, sicuramente non esiste un momento migliore per allenarsi. Allora, se dovessimo seguire i cicli ormonali del corpo, probabilmente il primo pomeriggio c'è un picco di forza, però sono delle finezze pressoché inutili. Se ti alleni per una settimana in un determinato orario, il corpo meno male si abituerà poi ad allenarsi a Capito. quell'orario, quindi tutto sta nelle vostre preferenze, quando vi sentite meglio, quando potete, anche perché se potete allenarvi solo alle 7 di mattina, ci mettete un po' di impegno e costanza e vi abituerete ad allenarvi alle 7 di mattina senza problemi, Certo. tutto sta lì, quindi non forzarti nell'orario, come anche lì non trovare particolari stranezze negli spunti pre e post workout. Sicuramente quello che consiglio è sempre di non mangiare perlomeno prima cose che appesantiscano, che ti vai ad allenare a fare Sì. magari de degli squat pesanti, che c'hai ancora la peperonata sullo stomaco sicuramente, in modo che hai completato la digestione perlomeno. Sì, quindi poi Sì, dipende anche lì che tipo di allenamento assolutamente. fai, con che durata, con che intensità, Sì, anche diciamo quanto che bene o dura, male certo, poi che siete l'intensità ci qua. manca. Sì, diciamo che fate un allenamento classico per stimolare la massa muscolare, la parte estetica, quindi con i pesi in palestra, corpo libero, quello che è. Solitamente durerà bene o male un'oretta, un'oretta e mezza, quindi anche lì ci sta quello che posso consigliarvi. Magari mangiate sicuramente de dei carboidrati complessi, delle proteine, un'oretta e mezza, due prima, poi cercate di preferire i cibi che se percepite meglio. Cioè, anche lì, carboidrati complessi e proteine possono essere anche l'avena e lo yogurt greco, ma sono due alimenti che li digerisci in 8 ore probabilmente. Quindi, se vi danno fastidio quegli alimenti, mangiateli in un altro momento, semplicemente. Sì, Stessa esatto, cosa nel pienamente d'accordo. post-workout, anche lì, post-workout, stessa cosa. Sì, Magari non poi. per ricollegarmi poi anche a una domanda che ha fatto un'altra ragazza, magari non uccidetevi di fibre nel post workout, che sicuramente rallentano un po' tutta la Un po'. digestione, possono gonfiare, quindi magari tenetele un po' più lontane dall'allenamento, le tante fibre, anche molti grassi.
un po' di grassi ci stanno, però non, nel senso, non mangiate anche lì un vasetto di burro d'arachidi prima di allenarvi, perché sicuramente si riproporrà durante l'allenamento, ve lo Mamma mia, assicuro. io non riuscirei. No? No, io tipo sono una di quelle persone che il burro d'arachidi non lo può assolutamente vedere né pre né post workout perché mi rimane tutto sullo stomaco e non riesco neanche ad allenarmi. Quindi, però, come dicevo, dipende dalle abitudini, dai gusti, dal tipo di allenamento, assolutamente. Sì. Poi è come il cibo, immaginavo mi dessi questa risposta, neanche l'allenamento ha degli orari precisi, scanditi, che fa meglio questo piuttosto che quest'altro. Come hai ben detto, anche a livello alimentare, i cicli ormonali sicuramente in rapporto all'allenamento, come quello soprattutto che dai tu con le schede e un allenamento a corpo libero, pesi, che sia a casa o palestra, anche il ciclo ormonale influisce sicuramente, però sono dei dettaglini che poi giustamente anche si studiano poi a tu per tu con la persona che hai davanti. E così anche a livello alimentare, non, nulla di particolarmente, né di nuovo né di complicato, diciamo. Dipende da chi abbiamo davanti. Esattamente, poi come ti dicevo, ci Decisamente. ricolleghiamo proprio alla stessa domanda che ha scritto Elisa qua sotto: le verdure e i legumi gonfiano? Io non le Così. vedo queste domande, ma perché non le riesco a No. vedere? Mannaggia. Comunque, meno male che ci sei tu che me le leggi. No, io sono. No, ma non è un Vabbè, Elisa problema. Se me chiede. le leggi, ci mancherebbe. Se le verdure e i legumi gonfiano. Allora, sono due cose differenti, nel senso che le verdure sono verdure, i legumi non fanno parte della famiglia delle verdure, sono proprio una famiglia a sé, un gruppo alimentare a sé. Sicuramente sono gli alimenti che, soprattutto i legumi, che gonfiano di più a livello intestinale perché sono ricchi di fibre e un apporto troppo elevato di fibre può portare appunto a un aumento del gonfiore addominale che sicuramente il giorno dopo sparisce, cioè non è grasso, non è peso preso, è solo fibra che richiama un pochettino più di acqua e porta appunto a questo gonfiore addominale. Non succede assolutamente nulla. Poi ci sono dei tipi, cioè ci sono delle categorie di verdure che sicuramente gonfiano meno rispetto ad altre, ma quello è proprio dovuto a questo fattore di richiamo di acqua a livello intestinale che può portare a gonfiore. Non bisogna fare digiuni o robe varie. Per la dieta sgonfia pancia piuttosto che perché è innanzitutto una dieta che non esiste e poi non servono assolutamente a niente perché il nostro organismo è abituato a insomma avendo a delle alterazioni cicliche giornaliere, magari c'è il giorno dove la pancia si gonfia di più, il giorno dopo dove invece il gonfiore è sparito, perché il nostro corpo sa come reagire a queste cose. Quindi si gonfiano, ma non è niente di particolarmente strano. Soprattutto a livello generale, il processo di digestione provoca in alcune persone di più, in alcune persone di meno, un aumento, un gonfiore, sia a livello dello stomaco che intestinale, ma perché il nostro organismo sta digerendo, quindi è un processo È proprio tutto normale. biochimico molto standard. Sì, ripeto, non c'è bisogno della dieta sgonfia pancia perché si è mangiato una volta in più l'insalata di fagioli piuttosto che l'hummus o la verdura. Ci mancherebbe, anzi, sono due categorie di alimenti, gruppi di alimenti che devono essere inseriti nella nostra dieta giornalmente, quindi assolutamente consumiamo sia uno che l'altro. Esattamente, esattamente. Poi, Quindi anche se dimmi tu se siete ci in sono spiaggia e altre mangiate domande. ugualmente. Sì, Sì, assolutamente, allora, cioè, ci pensa tu mancherebbe. Beato te che le leggi sotto queste subito domande. Linda si ricollega allo stesso argomento dicendo: mi piacciono i legumi, ma non li mangio perché mi Bene. fanno flatulenza, rimedi.
No, allora il rimedio è mangiare i legumi, nel senso che l'organismo, in particolare l'intestino, piano piano si abitua al legume e quindi non c'è più il gonfiore, il meteorismo. Il consiglio, il rimedio principale è mangiarli. Se uno li elimina, poi, ma questo succede con tutti gli alimenti, non solo i legumi. Se uno elimina una determinata categoria di alimento o un solo alimento in particolare, poi per lungo tempo, soprattutto una volta che viene reinserito magari una tantum e quant'altro, può provocare un eccessivo gonfiore e meteorismo a livello intestinale o problemi anche a livello digestivo, proprio dello stomaco, perché l'organismo, gli organi non si sono più abituati a riceverlo e quindi a digerirlo, assorbirlo, e quindi ha questo, cioè, c'è questo un attimo, diciamo, confusione a livello di organi, però il rimedio è non eliminare niente e mangiarli, così che poi sicuramente il meteorismo e il gonfiore vengono eliminati, cioè non verranno, non si presenteranno proprio più. Sì, qua mi viene in mente proprio una classica scenetta. Sì, Cioè, agiai. prendi due amiche, una dice all'altra: ma sai che il lattosio fa male, quindi non devi più mangiare latte, cose del genere. Quindi cosa fa? Lo La ragazza in eliminiamo. questione elimina il latte per un tot di mesi, dice: ah, mi sento bene così. Poi capita una sera che esce, si beve, non so, mangia una torta con dentro il latte, beve un cappuccino, sta male perché per 9 mesi non ha mangiato Come lattosio, quindi si è andata diciamo, a riprimere un po' con gli enzimi che digerirono il lattosio, sta male, quindi dice: ah, vedi che quindi il lattosio fa male perché adesso dopo Fa 9 mesi male, che non mangio quindi sono latte. intollerante. Sì. Io avrei fatto l'esempio con il prosciutto cotto, che uno non lo elimina, Sì, però ho eliminato il lattosio, ho mangiato il prosciutto cotto, che è un alimento che può essere ricco di lattosio per come è trattato e quant'altro, e quindi poi sto male, non mangio neanche più quello. Sì, è proprio a livello digestivo di enzimi, che se elimini poi per lungo tempo poi l'organismo è un attimo confuso e deve capire come reagire, insomma. E la reazione più spontanea a livello intestinale è il gonfiore e il meteorismo. Quindi mangiamo i legumi. La pasta di legumi, io è consiglio sempre di normale. mangiare la pasta di legumi, che è una roba spettacolare e si inseriscono i legumi in maniera un pochettino differente dal, diciamo, la solita insalata di ceci piuttosto che di fagioli. E vi ho persi. Ah Ottimo, no, ci sì, guarda, siamo, ho ok. mangiato oggi fusilli di lenticchie rosse. Sono ottimi, se ci Ma sta, sono dai, ma io li ho buonissimi, quindi comprati di ci sta. piselli. E anche quelli ci sta, cioè ce ne Pensate. sono veramente un sacco. Sì, Invece assolutamente. E io tutti me li preparo quelli con la per farina cena, di quindi a piselli, posto. fagioli. Buonissimo, Sì, no, buonissimo. sono ottimi. Sono ottimi. Sì. Facci sapere come va quando hai reintrodotto i legumi, tra un paio di mesi, dai. Allora, tu hai qualche domanda? Se no qua ne abbiamo qualcun'altra. Poi direi che prima delle 9 mi sa che chiudiamo, che io ho fame. Sì, anch'io. Mi aspettano Appunto, i fusillini. continuiamo. Esatto. No, avevo una Infatti, domanda, ma non me continuiamo a la sono parlare di segnata. cibo. Solo che adesso se ti tolgo e Andiamo. vado a rivedere la domanda, credo di andare via dalla diretta, quindi non mi sembra il caso. Ah, posso fare così. Mentre tu me ne leggi Allora, una, io vado a sì, pensa ai ripescare una recuperi. mia, dai. Allora. Allora, vediamo. Simona ci fa una domanda che è molto generica, servirebbe una settimana per rispondere. Quindi, rimedi contro ritenzione idrica cellulite? E poi ti fa anche i Aiuto! complimenti, dice che sei Aiuto! dolcissima, io molto Oh, preparato. grazie! Grazie! Vabbè, Bene, io non sono allora. dolcissimo, No, cioè, non so. vabbè, giusto. No, io non sono per niente Tra dolce. donne si va più d'accordo, dai, non te la prendere. E, no, allora c'è da fare una netta distinzione che forse già l'altra volta avevamo fatto tra cellulite e ritenzione idrica.
cioè, è un discorso che dovrebbe essere ampiamente discusso, però per la ritenzione idrica uno è normale averla leggermente più evidente d'estate perché fa più caldo e quindi soprattutto le zone che interessano di più le donne, quindi le gambe, i glutei, un po' la pancia, è normale vederla un pochettino di più. Non bisogna assolutamente farsene né una colpa, né andare subito ai ripari con chissà che quali magie tra creme, oli, diete varie, frullati detox perché non aiutano. La cosa fondamentale è fare attenzione all'acqua e fare attenzione al consumo di sale, perché il sale può creare un po' di ritenzione. Poi, ripeto, la stagione estiva molto calda può portare a un aumento, diciamo, della comparsa, cioè della visione, non della comparsa, scusatemi, perché appunto il caldo può andare soprattutto a livello delle gambe, a fare, insomma, richiamare un pochettino più con anche l'alimentazione questa, diciamo, problematica. Poi a livello di discorso di cellulite bisognerebbe valutare anche insieme se effettivamente si soffre di cellulite o se è solo ritenzione. Sicuramente un'alimentazione ben equilibrata con un introito di acqua, perché alla fine sta lì, io me ne accorgo tanto parlando con diverse ragazze, signore, soffro di ritenzione, però quanto bevi? Cioè giornalmente se mi bevi 1 litro d'acqua non aiuta, se invece hai incrementi gradualmente, perché so che è complicato farlo tutto subito, il consumo di acqua, anche quello può sicuramente aiutare a smaltire questa ritenzione. E poi sicuramente, ma questo lo puoi confermare anche tu, l'allenamento non è che fa sparire la ritenzione e la cellulite, men che mai, però sicuramente avere uno stile di vita un pochettino attivo e aiutarsi, cioè muovendosi, aiuta anche quello, indubbiamente, indubbiamente. Può Poi sembrare, la risposta può sembrare sempre uguale, però se. no, non è assolutamente banale, anche perché, ripeto, bisognerebbe poi approfondire bene il discorso e capire, si soffre di cellulite, si soffre di ritenzione, ci sono anche altre, che vengono definite proprio vere patologie, che alcune donne, soprattutto donne, anche gli uomini naturalmente ne soffrono, via, mi avete perso, no? Ci sono, come dicevo, delle vere e proprie anche patologie che possono essere ricondotte a ritenzione o cellulite, ma non lo sono. Magari è un tessuto molto, molto infiammato anche a livello cronico, quindi da anni uno l'ha sempre ricondotto alla cellulite o alla ritenzione, invece non è così. E quindi ci sono anche degli altri, diciamo, meccanismi terapie, chiamiamole così, che si possono intraprendere, quindi è anche un pochettino a sé, è un discorso lunghissimo. Faccio una diretta poi su questo, se avete piacere, così diciamo a livello alimentare ne possiamo parlare con molta calma. Dai, Nel breve, ragazzi, sì, nel stile di breve, vita per essere. corretto, allenamento, alimentazione Il vanno fumo a. non aiuta, ricordiamoci questo, che il fumo non aiuta assolutamente, anzi, può incrementare questa cosa. Quindi facciamo attenzione a quello, mi è venuto in mente all'ultimo. Fumo, l'alcol, quindi mantenete una vita perlomeno semisalutare. Sì. Non fissatevi troppo su queste cose, c'è anche una No. grande componente genetica, specialmente per quanto riguarda cellulite, quindi è molto probabile che pur avendo la vita perfetta non si possa eliminare del tutto, sicuramente. Sì, Cioè, fateci esatto. un po' Sì, è pace, una il cosa che mi viene anche 90% da delle donne dire. hanno la cellulite. Sì, esatto. No, è come hai ben detto tu, è anche una componente genetica. Mi viene in mente, parlando di questo, esempio, un'altra cosa di cui le donne molte soffrono sono le smagliature. Però si può intervenire in determinati modi, ma se quello si deve presentare, non è colpa di nessuno, non facciamone un cruccio, diciamo. Sicuramente con i classici, diciamo, i soliti, perché alla fine magari li avete anche già sentiti, i consigli, uno può però effettivamente aiutarsi molto facendo attenzione a determinate cose, assolutamente. Io ho provato a recuperare la domanda, ma non ce l'ho fatta. Ti chiedo scusa, non me la sono salvata. No.
non mi ricordo assolutamente. Quella degli aperitivi, cioè quella degli allenamenti a orari mi era rimasta molto in testa, ma questa non riesco a recuperarla. Mi verrà in mente, giuro che se mi viene in mente poi la ripropongo la prossima volta. Dai, allora facciamo andando in ordine, rispondiamo all'ultima domanda, dai, Vai. poi chiudiamo. Qualsiasi altra cosa, avete milioni di post sul mio profilo, sul profilo di Giorgia. Sì, poi Come non si riesce a basta. essere seguite? Inviate la candidatura dal sito, lo sapete. Rispondiamo all'ultima domanda di Ilari, dice: ciao, cosa ne pensi del magnesio supremo come integratore, soprattutto nel periodo premestruale? Bene, cioè io lo prendo, sono la prima. No, assolutamente, il magnesio serve molto. In generale, sia donne che uomini, se facciamo un discorso sindrome premestruale o durante le mestruazioni, assolutamente ci sono de delle ragazze che ne sentono il bisogno e può aiutare ad alleviare i dolori, può aiutare anche a livello proprio di tutta la sindrome premestruale, perché può calmare, diciamo, i nervi. Può aiutare appunto, come dicevamo, con i dolori, ma anche con un po' di carenza a livello di magnesio che si può registrare in quel periodo del mese. Quindi super consigliato. Ti ripeto, io sono la prima che lo prende, quindi via così. Ma io lo consiglio anche che sia uomo o donna, ma in un periodo così caldo, soprattutto dopo le sedute di allenamento, secondo me è fondamentale andare a reintegrare i sali minerali che si sono persi con la sudorazione, perché giustamente ci alleniamo, sudiamo, alcuni minerali vengono persi, quindi io poi sono una fan dell'integrazione naturale, tra cui appunto il magnesio, quindi super domanda, mi è piaciuta. Spero di averti risposto Sì, bene. assolutamente. Sì, vorrei precisarti allora che il magnesio supremo è soltanto il brand, tra l'altro, è supremo. Quindi ba basterebbe prendere Ah, un sì, qualsiasi assolutamente, sì, non è magnesio, un solitamente. magnesio. Sì, Sì, qualsiasi evita integratore a base di magari. magnesio e potassio, benissimo, ci mancherebbe. Sì. Poi ci Esattamente, sono quindi quello tanti sì è un tipi metodo. di. Scusami, ti ho interrotto. No, è semplice. Beh, quello è magari Una quello più pena. famoso perché lo vedete anche al supermercato, però magari evita giusto la forma del magnesio ossido, che è quella un pochino più scadente, le altre hanno diverse Esatto. funzioni, però prendi un magnesio che non sia ossido, che probabilmente è quello che proprio vende il magnesio supremo, però guarda gli ingredienti, prendi una forma qualsiasi magnesio. Secondo me, se cerchi online, sono anche un pochino più cheap rispetto a quello che è Sì, quello da supermercato, quello. sicuramente. Sì, quello sì. Guarda, mi hai anticipato, stavo per dire, esistono tante forme di magnesio, io eviterei quello ossido, come hai detto tu, poi cioè, senza nessun problema, cioè, ci sono delle piccolezze per cui si dividono, facciamo questa classificazione, però per il resto ci sono altri integratori super buoni che. Insomma, non ti vado a fare i nomi, spiattellare i nomi delle marche, ci mancherebbe, che sono super validi rispetto anche al magnesio supremo. Quindi vedi tu come gestirtela, insomma. Però se la domanda è magnesio, assolutamente, approvata. Ottimo, ottimo, a Benissimo, grande. benissimo. Alla grande. Dai, Dai, direi che siamo. vabbè. Vado a cucinare così poi posto la ricetta, dai. Abbiamo Per fatto tutti un bel quanti. po' di domande, quindi se siete stati soddisfatti, adesso mandiamo l'emoji della mela rossa, così poi la chiudiamo. Le due che ho messo qua in Eh alto, vedete? sì, Quindi ho messo in... assolutamente. Ottimo, ottimo, la grande. Quindi, beh, super live. Grazie, Giorgia. Hai No, grazie a risposto te, egregiamente a tutte le anzi. domande. Grazie, grazie a te, assolutamente. Buone vacanze a tutti quanti e state tranquilli a livello alimentare, che non è. Oh no, dicevo, buone vacanze e super tranquilli a livello alimentare. Io mi sento di dire questa cosa come l'ho detta a tutti i miei pazienti che ho in studio: non è quel chilo in più se si prende, perché è un sé grande, se abbiamo preso in vacanza che ci uccide.
anzi, magari quel chilo in più significa una cena in più con le amiche o un aperitivo in più in compagnia o una nuotata in meno, perché ci sta anche essere più stanchi e volersi rilassare da tutto l'anno frenetico, quindi super tranquilli anche durante l'estate. Ma sì, dai, state easy, easy e sereni. Esatto, vi aspettiamo a Stanotte. settembre, ricordiamo questa cosa. Mi raccomando. Esatto, esattamente. Grande, quindi fatto. Vi auguriamo, dai, buone vacanze e una buona Grazie serata. mille. Grazie anche a te. Grazie ancora. Ciao, Ciao a ciao a tutte. tutte.